Assurdo TV. Ecco cosa penso della grande bellezza di Sorrentino. Per me è una cagata pazzesca! Io sono qui a Assurdo TV perché volevo presentare la mia invenzione. La mia invenzione, come saprete, molta gente adesso è diventata pigra e non vi saluta più. Perché non vi saluta più? Perché non gli va di muovere, di fare questo movimento così oppure così. Insomma, si fa troppa fatica a fare questo gesto di saluto. Vabbè, ogni tanto qualcuno fa accenno così con la testa, però lo so, è diventato sempre più faticoso salutare la gente e quindi troverete molta gente che per strada magari neanche prova a salutarvi perché è svogliata. Ma io ho fatto questa invenzione, che è questo bellissimo guanto che si chiama il guanto ciao ciao. Il guanto ciao ciao come funziona? Funziona per la gente pigra, ha un tastino qua, semplicemente tastino che è completamente nascosto qua, è un guanto di lana, ma ci sono anche in altri tipi di tessuto a seconda della stagione, da invernale, può essere in licra, può essere in tessuto Gore-Tex, può essere in tanti diversi tessuti. Ma in cosa consiste? Voi schiacciate questo piccolo pulsantino che rimane qua sotto e praticamente cliccando qui, allora aspetta, non va? Ah, scusate, non ho schiacciato on off. Ecco, allora, ecco, vedete? Poi dopo, quando pensate che avete salutato abbastanza, basta rischiacciarlo, ecco, vedete? E si mobilizza, ecco così. Poi c'è... dov'è? Dov'è che l'ho messo? Adesso l'ho appena brevettato, dopo c'è da sistemare qua perché l'altro pulsante è in alto qua. E dopo si può studiare per farlo meglio, ma innanzitutto l'altro pulsante è qua. Ecco, guardate, lo premo. Vedete? Ecco. Adesso clicchiamo. Ecco. Ragazzi, io penso che questa invenzione sia molto utile al giorno d'oggi per la gente che non ti saluta più e niente. E così con il guanto vi saluteranno tutti perché vedrete che non sarà come un giochino per loro e quindi la gente vi rinizierà a salutarvi. Detto questo, ciao! 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 È bellissimo! Oh! 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 Non si ferma più! Aiuto! Aiuto! Ho scoperto che può avere anche altre utilità! Ciao ragazzi! Assurdo TV! Assurdo TV! Buongiorno oppure buonasera a seconda di quando lo vediate! Io volevo qui dire una cosa, sono venuto qui ad Assurdo TV perché devo dire assolutamente una cosa e la dirò ora seduta stante, anzi sono in piedi, quindi piedi stante. Volevo dire questa cosa nei passeggini delle mamme coi passeggini. Quando entrano in un negozio non possono pretendere di andare con il passeggino dappertutto se gli spazi sono stretti all'interno di un negozio. Non possono andare dappertutto con il passeggino. Il passeggino lo puoi mettere qualche metro prima dell'ostacolo. Procedere pian piano a piedi per qualche piccolo metro o centimetro o millimetro a seconda del percorso, non si sa. Il bambino non ti piange se rimane un pochino più in là, non fa niente, ti vede, tu sei lì, il bambino è là, ti vede il bambino, non piange, non ti preoccupare, sei solo pochi metri più in là. Ma il passeggino non devi sburlare, avanti il passeggino e bam, 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 dappertutto con questo cazzo di passeggino. Ecco, questo è il mio appello, che il passeggino lo potete mettere un pochino prima, lo fermate prima, lo posteggiate un attimino prima, magari all'ingresso, non dico fuori no, perché potrebbe arrivare qualcuno che rapisce il vostro povero tenero bambino. Quindi no, fuori no, però lo mettete un po' più avanti dove c'è spazio. Okay. Era solo per dire questo, ok, ciao a tutti, ciao!
Assurdo TV. Signori e signore, avete mai pensato a trasformare il vostro water in un perfetto box doccia? Bene, oggi potete. I nostri incaricati verranno da voi e in soli 8 ore trasformeranno il vostro water in un perfetto box doccia dove potrete lavarvi veramente dappertutto. Ma non vi serviranno piastrellistri, carpentieri, falegnami, cuochi, non vi servirà assolutamente nessuno tranne i nostri incaricati che verrete con un vedrete una scritta che avranno esattamente qua, con scritto noi trasformiamo. E allora voi saprete che li mandiamo noi a casa vostra per cambiare il vostro schifoso, vecchio, brutto, pieno di muffa e licheni e chissà quanti batteri. Lo trasformeremo in un fantastico box doccia dove vi potrete lavare sotto le ascelle, dentro le orecchie e dove volete. Ma cosa volevo dirvi? Che oltretutto, dentro questa simpaticissima offerta, cosa avrete anche? Sì, lo sentite dal rumore? Sì, sono delle perfette puntine da disegno, sono sigillate perché non le voglio far uscire perché potrei pungermi le dita. Ma ragazzi, una confezione così, sapete il valore. Se voi andate dal tabaccaio sapete quanto vi fa pagare di quelle puntine da disegno, ma noi ve le regaliamo. E ripeto, in sole 8 ore, e quando dico 8 ore vuol dire 8 per 60 minuti, 8 per 6, 48, 480 minuti, se ho fatto i calcoli giusti, verranno lì a casa vostra. Leveranno il piatto water e lo toglieranno e ci incasseranno tutto, e vi incasserete anche voi se non lo faranno bene, ma vedrai che lo faranno bene, vedrete, anzi scusate se a volte vi do del tu e a volte vi do del voi, ma voi se aderite a questa offerta, se aderite bene, dovete aderire bene, e se non aderite bene metteteci un po' di colla sulle vostre dita e cliccate sul telefono, no, non cliccate sul telefono, chiamate e il vostro water diventerà un box doccia, chiamate ora! Assurdo TV. Io vengo Assurdo TV perché vedete cos'è questo? Sì, è praticamente da saltare la corda, no? Ecco. E volevo dire questa cosa, noi saltatori di corda ci stiamo riunendo perché alle feste di paese non veniamo più chiamati, non ci cercano più alle sagre di paese noi saltatori di corda che prima facevamo impazzire di gioia donne, bambini, donne, bambini, donne e anche uomini e bambini, donne, bambini, uomini, bambini, donne, bambini e uomini. Ecco, facciamo impazzire la gente tutti. Oh, ah, guarda quanto salta! Ah, E adesso non veniamo più chiamati noi saltatori di corda. Quindi io vengo come capo dei saltatori di corda di tutta Italia e non voglio difendere questo diritto. Faccio questo appello, scusate parlo male, ma volevo solo dire che in Italia i saltatori di corda devono essere cercati più spesso alle feste di paese che fanno impazzire donne, bambini, uomini, donne, bambini, uomini, bambini, ragazzi, tutto. E niente, ciao. Assurdo TV. Buonasera a tutti, ci troviamo al consueto appuntamento come l'arte a casa vostra e oggi abbiamo un'opera fondamentale dell'esimio maestro Afonso Cuzzolo-Cazzavandvu e questa qua è la sua opera numero 4, guardate, il monocromo rosso 74,
già il titolo, un titolo veramente audace. Monocromo rosso 74, cosa che vi fa pensare questo monocromo rosso 74? Non lo so cosa vi fa pensare, ma guardate questi chiaroscuri. Guardate questi chiaroscuri, li vedete questi chiaroscuri? Qua più chiaro e qua più scuro, è monocromo rosso. Ne esistono solo due versioni, cioè la versione 74 e la versione 75, ma io oggi questa televendita vi voglio fare un prezzo speciale, perché normalmente viene venduta 500.000 miliardi e invece oggi a soli 57.000 euro questa opera può essere vostra. Ma che dico 57.000 euro, vi regalo anche, cosa vi regalo anche? Vi regalo una cosa da mettere sul dito, guarda qua, potete mettere questa cosa sul dito e fare felici i vostri bambini, è veramente una cosa eccezionale. Monocromo rosso 74, è stupendo. Allora, devo dirvi, raccontarvi qualcosa di quest'opera. L'autore, purtroppo succedono, ci sono degli inconvenienti nella vita, sapete, la sua madre era morente e lui è per questo che questi colori di rosso vanno dal carminio allo scarlatto al rosso più ocra al rosso morgano, rosso spagnolo, rosso profondo. Ecco, veramente, comunque quest'opera può essere vostra, ma solo se siete veloci a chiamare a questo numero. L'avete visto? Se non l'avete visto, pazienza, perché dovete essere veramente veloci. Allora, chiamatemi, perché questa opera può essere vostra. Allora, ripeto, era un momento della vita dell'autore un po' particolare. Dopo sua mamma si è ripresa fortunatamente e adesso ha fatto dei quadri anche di colore verde, ma il suo periodo rosso, secondo me il suo periodo rosso è il periodo migliore, perché se qua vedete l'omogeneità della cosa al centro e l'irregolarità verso la cornice che si estende ai bordi, e poi vedete questa macchia che c'è qui, che rappresenta la morte, e qua invece questa tinta che ricorda più la felicità dei bambini che giocano nei prati rossi perché accesi dal fuoco dell'estate, il vigore della passione, ma passione dolore, la vera tragedia di questo quadro è la vera tragedia, se non chiamate adesso per comprare questo monocromo rosso 74, ok? Se non chiamate adesso siete proprio non intelligenti. Ripeto, veramente, davvero, devo subito, mi è caduto pure il capello, comunque dovete davvero telefonare subito per questa esimia opera e scrivete nei commenti se la volete comprare. Assurdo TV. Oggi parliamo del delfino. Il delfino è un mammifero, è un vertebrato, e il suo verso è ciao a tutti, questo è Assurdo TV, il video più brutto della storia. Ho paura che se lo vedrai Original Comic, oddio. No, ti prego Original Comic, non mettermi nei tuoi video. E saluto, un gran saluto, voglio salutare Original Comic, dai. Lo saluto tanto perché aveva fatto diverse cose in passato per me, Original Comic, quindi iscrivetevi anche sul canale, chi vuole, guardate i suoi video se vi piacciono, fa video comici divertenti, quindi Original Comic, dopo vi metterò il link da qualche parte. Detto questo sembrava andate a cagare tutti, direbbe Piero Sparviero. No ragazzi, parte gli scherzi, vabbè, lo so, dai, ogni tanto fare un po' lo scemo così. Ciao.